Cosa c'è di più bello che poter guardare negli occhi una persona che racconta di essere guarita? Ho assorbito la corrente guaritrice, lo Heilstrom, come insegnato da Bruno Gröning, e ho ottenuto la guarigione. Und habe die Heilung bekommen. Sì, cari amici e cari spettatori, oggi vi saluto cordialmente in questo nuovo piccolo video. Innanzitutto voglio ringraziarvi per tutto ciò che l'anno scorso avete fatto per il canale. Molti hanno messo un like, hanno commentato o si sono iscritti al canale. Tutto ciò è naturalmente molto benefico e di aiuto per il canale. In questo modo il canale diventa vitale, viene visualizzato e sempre più persone trovano la via a Bruno Gröning. Oggi voglio fare una piccola retrospettiva di ciò che è accaduto nell'anno 2019. Inizio dalla fine. Il 2019 si è concluso con un evento meraviglioso. È successo il 7 dicembre a Zagabria. Si è tenuto un bel congresso esoterico con un numeroso pubblico. Avevamo la possibilità di tenere una conferenza davanti a circa 1100 persone, parlando unicamente di Bruno Gröning e del suo circolo degli amici. Interessante e particolare è stato che, dopo questa conferenza, il rappresentante dell'Istituto della Sanità di Zagabria si è congratulato con noi. Ci ha ascoltato, era presente a quasi tutta la conferenza e alla fine si è espresso molto positivamente su Bruno Gröning, sul modo in cui si verificano guarigioni alternative e ci ha incoraggiati a proseguire. Interessante è stato anche, e questo ci ha rallegrato molto, che a questo congresso i giornalisti non solo erano molto aperti al tema della guarigione per via spirituale, ma anche RTL Croazia ha realizzato un'intervista. Alle 18 della stessa giornata, RTL ha trasmesso un'intervista di 2 minuti molto, molto positiva. Bruno Gröning Bruno Gröning è un guaritore tedesco che visse intorno alla metà dello scorso secolo. Il suo insegnamento raccoglie oggi a livello mondiale persone in 130 paesi. Bruno Gröning chiamava questa energia Heilstrom e così, quando si assorbe tale forza, è possibile guarire da malattie inguaribili. L'anno scorso abbiamo festeggiato il 40° anniversario della fondazione del Circolo degli Amici di Bruno Gröning e i 70 anni da quando Bruno Gröning ha iniziato ad apparire in pubblico. Il 2019 è stato anche l'anno del 60° anniversario del ritorno di Bruno Gröning alla casa del padre. 40 anni del Circolo degli Amici di Bruno Gröning, una lunga storia a cui possiamo guardare retrospettivamente. Il risultato sono, e questo è il fondamento del Circolo degli Amici, le migliaia e decine di migliaia di persone che hanno conosciuto Bruno Gröning e che grazie a lui hanno ricevuto aiuto e guarigione per mezzo della forza guaritrice divina. Voglio fare una breve retrospettiva. Al convegno MWF in primavera, al quale ho partecipato, lì ho conosciuto il signor Grundermann. Il signor Grundermann ha raccontato sul palco durante il congresso della sua guarigione. All'età di 67 anni si era ammalato di tumore all'intestino e venne trattato con 30 sedute di radioterapia. Dopo fu sottoposto alla chemioterapia e infine arrivò la buona notizia. Era riuscito a sopravvivere. La cattiva notizia fu che a causa della diarrea doveva correre innumerevoli volte al giorno in bagno e che quella non era più vita per lui. Per 10 anni, dopo aver superato la malattia, il tumore, dovette vivere con questi continui problemi intestinali. I medici gli dissero che avrebbe dovuto convivere con il problema e che doveva essere felice di essersi salvato. Grazie ad una conoscente, l'uomo arrivò al circolo degli amici di Bruno Gröning e si fece introdurre. Raccontò che dopo 3 settimane andò all'ora di comunità e l'interessante fu che il giorno dopo si alzò e poté andare normalmente in bagno.
Andò in bagno e tutto era normale. E tutto è rimasto così fino ad oggi. Naturalmente i medici, i naturopati, i terapeuti e tutto il pubblico presente alla conferenza non potevano capire il perché di questa guarigione. L'anno 2019 è iniziato con il desiderio di rendere accessibile il film documentario Il fenomeno Bruno Gröning a molte, molte persone, in modo che anche loro potessero vedere e conoscere Bruno Gröning e comprendere che c'è una possibilità di diventare sani e felici. È stato sorprendente vedere quanti amici si sono detti disponibili a realizzare questo desiderio. Durante queste 3 settimane abbiamo mostrato il film al cinema o durante altre proiezioni, facendo pubblicità perché persone all'estero che non conoscevano Bruno Gröning potessero conoscerlo. Il risultato incredibile fu che in queste 3 settimane si sono tenute 900 presentazioni e proiezioni in tutto il mondo. In questo periodo circa 30.000 persone hanno partecipato alle proiezioni. Contemporaneamente abbiamo pensato che avremmo potuto mostrare questo film a livello mondiale tramite YouTube. È nato il pensiero, che abbiamo messo in pratica, di mettere il film su YouTube ed è incredibile cosa è successo. Nel giro di brevissimo tempo abbiamo avuto moltissime visualizzazioni, persone che hanno visto il film. Inizialmente, dopo un paio di ore, erano 5, poi 10. 20, 30, 50, 100.000 visualizzazioni, tutte persone che hanno visto il film. Abbiamo ricevuto il messaggio di un uomo, ci ha detto: voglio dirvi che ho visto il film su YouTube. L'ho visto ripetutamente e mi sono anche procurato il DVD attraverso l'internet shop della casa editrice e ho avuto la mia guarigione. Ha raccontato che da molti, molti anni beveva 60 bottiglie di birra a settimana. Sono 30 litri. E se si calcola, sono più di 4 litri di birra al giorno. Ora è libero da questa dipendenza. Naturalmente i colleghi gli chiedono: cosa ti succede? E lui risponde semplicemente: ho visto il film e ora non bevo più. Non ne sento più il bisogno. Queste cose accadono. Jetzt trinke ich nicht mehr. Hab kein Bedürfnis mehr danach. Also solche Sachen sind gekommen. Mi ha rallegrato molto anche un fatto avvenuto in febbraio o marzo dello scorso anno. Una guida di comunità mi si avvicinò e disse: signor Häusler, c'è una donna nella mia comunità che ha visto il film documentario ed è venuta già guarita all'ora di comunità. Ha raccontato di aver avuto una pesantissima depressione e di non voler più vivere. Disse: la mia vita è finita, non voglio più vivere. Poi ha visto questo film e il giorno dopo al risveglio ha percepito di nuovo gioia. Improvvisamente quella pesantezza, il non voler più vivere, era sparito. E dice: ora sono di nuovo una persona con gioia di vivere. E poi ha partecipato ad un'ora di comunità, le ho presentato gli amici e ho detto loro: guardate, questo è un chiaro caso di guarigione grazie a YouTube. Ha visto il film e ha ottenuto la guarigione. È andata sulla nostra pagina web e ha compilato il formulario per i contatti. È stata contattata dalla guida di comunità della città più vicina a lei ed è stata invitata a partecipare all'ora di comunità. È stata introdotta all'insegnamento di Bruno Gröning in modo che potesse conoscere i fondamenti dell'insegnamento ed è stata invitata a partecipare alle ore di comunità, che si svolgono ogni 3 settimane in quasi tutte le città della Germania e naturalmente anche all'estero. Così ha avuto la possibilità di raccontare già durante l'introduzione della sua guarigione. Ora si trovava davanti a noi durante l'ora di comunità e raccontava raggiante di gioia come ha trovato la via per Bruno Gröning e come fosse incredibilmente felice e grata di aver trovato questo cammino e di essere libera.
L'apice è stato quando ha raccontato di essere diventata, verso la fine dell'anno, guida di comunità e di aver tenuto già le prime ore di comunità e di quanto ne sia incredibilmente felice. Cari spettatori e cari amici, così proseguiremo le nostre attività anche in quest'anno, pieni di forza e di entusiasmo. Cosa c'è di più bello che guardare negli occhi una persona che racconta di essere guarita? Ho assorbito il divino Heilstrom, come Bruno Gröning ci ha insegnato, e ho ricevuto la guarigione. E quando gli amici raccontano ciò che hanno riconosciuto nella loro vita, cosa hanno cambiato e come la loro vita si sia completamente rivoluzionata. Spesso si vuole cambiare qualcosa, ma ci manca la forza per farlo. Insieme siamo forti. Bruno Gröning disse: uno aiuta l'altro e Dio aiuta tutti noi. E così, nel circolo degli amici di Bruno Gröning, siamo riuniti per mostrare agli uomini questo cammino, per collegarli tramite l'Heilstrom di nuovo con Dio. Questo ci procura molta, molta gioia. Cari amici e cari spettatori, per quest'anno vi auguro di tutto cuore che possiate ricevere la salute completa su questa via, la via che Bruno Gröning ci ha indicato, che possiate avere molte rivelazioni per la vostra vita e che otteniate la forza per concretizzarle. È possibile che in quest'anno da amico diventiate un aiutante nel circolo degli amici di Bruno Gröning. Magari proverete voi stessi come è bello donare ad un'altra persona ciò che voi stessi avete già vissuto. Questa luce che voi stessi avete vissuto può essere consegnata ad altri come una candela. Come la luce del fuoco di una candela può essere data ad un altro, lo stesso accade qui, nel circolo degli amici di Bruno Gröning. Ogni bene. Vi auguro un nuovo anno di successo. Il vostro Dieter Häusler. Dieter Häusler.